Lo vedete questo? Lui è Pier Francesco Diliberto, in arte Pif. Forse vi ricorderete di lui per la sua partecipazione a programmi televisivi di grande successo, come Le Iene e Il Testimone. Ma ultimamente Pif si è messo in testa questa buffa idea di fare il cinema. Questo invece sono io. All'apparenza un normale bravo ragazzo, ma in realtà sono uno stronzo che si è infiltrato nel suo film nelle insospettabili vesti di schiavo. Non posso mica permettere che questo maldestro cialtrone mi rovini il cinema. E ho tramato nell'ombra per sabotare il suo pasticciato tentativo con la settima arte. Giriamola, non mi caga nessuno, sono il regista. Giriamola! Per raggiungere il mio scopo mi sono mosso come un ninja, stando sempre un passo dietro al mio capo, così da poterlo studiare da vicino e capire tutti i suoi punti deboli. Io voglio la perfezione! In un caldo pomeriggio siciliano di settembre, Pier Francesco è arrivato sul set con sotto braccio una confezione di buonissime paste di mandorla, prelibatezza siciliana di cui va molto ghiotto. A quel punto, l'ingordo regista minore si appresta a mettere in salvo i dolcetti nel suo zaino, per evitare di dividere il bottino con i suoi sottoposti. Allora è partita la gag. C'è un dolcetto buono. C'è un dolcetto buono. Ho fatto questa brutta idea di aprirla davanti. Dove sono? Non ci scherzo con i dolcetti. Non ci. Dove sono? Stai girando, ti metti a fare luce. Puoi andare a casa. Vai. Tieni i dolcetti, guarda che sono buoni. Sono un po' duri, però te lo metti nel latte. Nonostante le apparenze, purtroppo Pif non l'ha presa per niente bene e dopo un'indimenticabile strigliata mi ha cacciato con violenza dal set del suo film. Chiaro! Che peccato, non sono riuscito a fermarlo dal fare cinema. Tieni. Ma una lezione Pif l'avrà imparata di certo. La condivisione. Forza di mano.